Ma a quei tempi comunque... Ma però se dopo lo volevi cambiare. 50 cavalli costava il tuo. Mario, non mi sei stato più vicino. Costava il tuo. Poi mi sembra abbia pagato... Sai cosa c'è? Che andava bene per arare. Papà, andava bene per arare 50 cavalli. Per arare 50 cavalli. Ma per gli altri lavori era sufficiente. Per la droga era sufficiente. Anche a... Quanto è l'età passata, come si chiama? La terra. Lo stirpatore. Però la strada della mia amica. Sì, stirpatore. Non è perché ho passato la vita. Per lavorare. Sono pinto per un... E poi quando che andava bene per fare la vendemmia, andava bene per vendemmiare. Per tutto sul fieno. Il grano, tutto. C'era un bel campo. Anche per tagliare il grano. Giusto, per lavorare. No, l'arare solo che mancava. Lavorare. Perché? Sulla chiesa, giù alla Roncona, sui Carpazzi, e lì tutto era a mano. Oh! Era so. Madonna, poi niente, quello facevi un terzo. Comunque un trattorino che è sempre andato bene. Insomma. C'era sempre il singolo che non tirava, c'era sempre il singolo che non tirava. Ma ogni tanto un po' di manutenzione. No, ma non è mai andato troppo bene. Dico, non è mai andato troppo bene. Se puoi sentire, quando che tu andavi laggiù in cosa, laggiù, come si chiama? Oggi in Maremma. Ce n'è allora? Non c'era il trattore? Cavalli e bue. Ah, ecco, non ce n'era il trattore allora. La gente piegava la schiena. Quando che tu andavi a lavorare laggiù? Laggiù da qui il contadino. Io nella barca la vera. Sì. Pare che andavi a lavorare, sì, Giorgia. Sì. Io ho cominciato a lavorare, ero marinata. Cominciato di ottobre, di febbraio. C'erano vacche e cavalli. Ah, ecco. Quindi praticamente. Trattori ancora non vedo. Qui il trattore, basta. C'era il ah, non ce n'era. Ma tu il cavallo, papà, laggiù in marea, quando portavi l'acqua, la vena o lo portavi così a braccio? Quando sono di cavità, quando io sono andato al Corneto, sono andato alla Ferrazzata, ora ve lo dico, poi a certa età, sono andato alla Ferrazzata. Scusa un po', manca, pazienza. Allora, io nelle 20 anni, ero 16 anni, c'ero 18 anni, c'era la farmata, la farmata della città di Orto. Allora ci fai amico, grazie, in medicina, dice ci sei con questa ragazza qua, e di madrone di 5 figli, c'è allora il giudice, e fa gli attori, da fare a tirare, prima voi, perché ti pensi di voi, siete ancora stanchi, sì, giù così, Allora sono andato a Cosaio, a portare l'acqua, quindi ho dovuto viaggiare il giorno. Quella mattina dopo cosa, mi sono andato a chiamare un piemontese, l'era della ditta, la fornata e la ferrovia. Poccia, vabbè, andavo a fare dicendo che era un piattaggio, c'era una baracca, quella che lo chiamava l'antiniera. Ma si può là, penso io. Mezzogiorno. Mi vede attorno alla gente, mi chiama, come li chiami? Così. Va bene. Come io vado lì. No, mi chiamo Cedrini. Ma però, se questo, sono andato, dunque, era una settimana, 15 giorni che era dell'altra ditta, non era lui. C'è un contadino di nessuno in bocca del centro delle madre delle bestie, che casino, dipende da chi è fondato. Ah ragazzi, non c'è quel del cavallo! Io non sapevo niente del cavallo che non era. Perché mi ha fatto io? Quando prendeva? Prendeva una lira e il barile. A me. Allora io a mezzogiorno vai giù. Mi chiama Algier. Che fa con Algier. E quante volte che hai fatto?
fatto di 4-5 giorni. Quanto vuoi? E mi danno una vena perché ti danno le giorni. E più che la ci ho fatto, il destino della vita. Quando prendeva? Prendeva una lira del barile. Che prende un carattere di e allora mi corre e mezzogiorno mi chiama io niente, mi dà un nemico io sapevo ancora il cavallo di chi era della ditta o della fornata che era sapevo quando mi vede che fatto io sono scelto 4-5 poi ho portato un barile alla volta beh ti darò una lira va. E dopo parlando mi fa altre cose allora mi vede due donne in quella che in quel bosco là che siamo arrivati a noi da Corrente ha fatto un carro qualcuno che tempi all'interno da un'altra c'erano c'era la legna quelli uguali siamo arrivati alla Ferenzana ora ci siamo arrivati verso il mezzogiorno e io ho scaricato la roba là con i sacchi nelle spalle come non so che cosa adesso non l'ho vista più sacchetti così fai le scarpe fai i pantaloni e la camicia così e basta siamo arrivati là se andiamo a prendere le bruschette in una capanna perché le case erano in tutto il paese. Sono tutti capanni, prendo le bruschette e dobbiamo andare a fare la capanna, perché è il 2020, erano due capanni solo. Perché il giorno prima ero andato a chiedere lavoro, però il dormire non c'è, però il lavoro non c'è, siamo corretto. Il lavoro non c'è niente, i soldi non c'è, perché c'è combinazione, come dire, se non c'è richiesta, sei quella della macchina, venendo via piedi. Però abbiamo preso il straniero di Marino, che è dentro una catena di Marino. L'altra compagnia era Maria dell'altra parte, a Soano. Loro erano via piedi. Noi ci siamo aspettati, perché loro erano tanti, la richiesta è contata. Noi invece, da spendere 45 lire, mi spendo 70. C'era abbastanza palanche. Solo c'era fece, era da 4 anni, avevamo passato un chilo di pane al giorno, pane 10 al signore, anche un pane al giorno. Più si dormiva sotto l'archivolto, era fine ottobre. Però allora eravamo in due, quindi a ribattere mi avevamo una doccia di iodini, perché correte in più, correte sì, bello, tutti uniti. Quanti anni avevi allora ho fatto? 16 anni. Vedi quanti anni aveva? 14 anni. Sì, 16 anni aveva già. E allora, dopo 16 anni c'è più, penso, io sono andato alla Ferenzana, che avevo però bambino, insomma, sei, detta, poi io mi sono messo a piangere, a volere che metto su, senza lavoro, senza soldi, senza niente. E mi sono una capanna, un archivolto. E una vecchina. Un vecchio mi buttava lì. Se mi notava la mattina, dicevo in casa. Un ragazzo che è una droga. Ci sono 5 figli. Forse laggiù c'è qualcosa che si deve fare. Allora, c'è mai andata... portava, preferiva portare l'acqua, la batterà da zappare. Allora era lì, mi ci è andato il cibo, 11 lire ci è andato, cioè, correndo per le macende a ribattere, 6 giorni. E allora c'è ancora il frigo, quelli che hanno fatto la capanna lì, di notte, era il giorno, la notte era di novembre, l'acqua Dio che la mandava giù, tutto bagnato come eravamo, la capanna appena fatta, capanna, e a me gli chiedono con le rame, così. Ma si chiudeva dentro. Oh, madonna, dimmi l'acqua, non gli fa. Però lì, se mi andava a lavorare, sì. Come eravamo?
Allora, qui c'è la pare i vagonetti, i vagonetti, tu sei senza motore, senza freni, i freni mettiamo dei bastoni. Beh, dobbiamo prendere l'acqua, che giovane. Allora, quindi che era un po', la mattina mi sento chiamare Boccia, Boccia, che Montese era l'antica, Montese. Lascia la carta, penso io tutto. Questo giorno io l'ho del distimbro. E tutta la settimana che era gli anni di giorno che era lì, nessuno mai visto quel fratello. E poi è stato con l'ingegnere a invitarti a pranzo quando era Natale. Pranzo? No, ora ti dirò. Ah, un altro da un'altra parte. Erano in giornata lì, c'è la malaria, è mortante, c'è la malaria, in piedi. Ah, a la frase, no, a la frase, il capo cosa che ti ha invitato Cornetto, no? Il capo squadra, lì, con lo fa sempre, Natale e Pasqua, invitate e pagate, andiamo via sabato sera, se si mai pagano una palanca. Ora andare con il carabiniere. Se vogliamo fare un conto, quanto vuoi? Io sapevo ancora più del cavallo, io al cavallo, c'era di chi e com'è, di trovare. E io mi darò una mia, perché era un po' che non mi sa che era al fondo, perché c'era strada lì, e fatta per se stessi. Un sentierino così. E ti darò una lira, va? Alla sera, mi spettano di dire, quanti anni tanti, se dove dormi? In quel bosco là, chissà com'era, non so io, perché pioveva sempre di novembre. E invece ora ci manderemo anche la baracca là. L'altra settimana, un pochi giorni, mi chiama torna. Come ti trovi anche la baracca? Adesso un giro. Sto male perché c'è tutto qui in Veneti, Bergamasco, al sabato sera, domenica sera, Tony e Beppe, io non dormo. Non posso dormire. Tony e Beppe. E tutti ubriachi. Allora chiama l'assistente. Dopo è andato a dormire. Trova vicino al nostro ufficio, che la sera ci manca con noi. Ma mamma, fratella, lì vicino. La sera. E prende pure con noi, se è con loro lì. Guarda un po' che bravo. Se è da mangiare, mangiare con loro anche. Più loro è andata la facoltà geometra, da scrivere in casa, da mandare i miei denari, i denari ne va lui, pilota di operanti che si vanno a prendere. Andiamo con lui. Alla sera chiamava, Ah, una paratia? Paratia, così. Devi andare di là a bere. A prendere il burlè. Vibrole. 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 Quando avevi i soldi, era più a San Giorgio. Comunque ti vedevano volentieri la ferrovia, eh? Tutti. Quando te ne sei andato? No, gli altri. Allora, da pantaggio l'acqua, perché la gente la fornaggia, la ferrovia, pantaggio l'acqua. E il giovane per l'acqua la piace, perché è pure da malare qui in piedi, perché c'era tanti neri per la malare. Sono andato. Quando aveva bisogno di dirlo sai, che quella fornata stasera vorrebbe con noi, parte lunedì mattina, prende il treno a Corrèze, da Corrèze, Corrèze al Masco, un alto, e ora sono un chilometro e due, che è la vicina ferrovia. Sono andati la sabato sera, andavo a prendere il treno la mattina, lunedì, mangiare e dormire anche da solo. Spendo un soldo, ma quando tu sei andato via da ferrovia, hai salutato gli amici, lavoravi ancora a portare l'acqua o lavoravi proprio in ferrovia a portare via? La ferrovia l'anno dopo si mi è tornato la ferrovia, sono andato ferrovia nel porto, perché qui non si porta, non c'era porto, c'era qui, andava con le spalle, c'era l'assistente e la provincia di Bologna,
parlando con la grande, non ti trovi, e c'è un po' di più, quindi esce qui da 10 decine, mettere però da 200 più all'ora, da 200 più all'ora, mi diria denaro. Io mi fate prendere un cazzo per me di mattina. Non mi sposo, mi spasca, oh, Pasqua è con noi. Non è stata da qui. Insomma, il 3 di giugno c'è 7 mesi. Quindi sono più all'ora, mi dice gli inizio del giorno. E Pasqua mi prende con noi. E se prende il 76. Poi sei dovuto andartene. Dopo l'altro anno, siamo andati a ribattere dove suonava di mani di Roma, da Cittadella, da Cittadella Colini. Ed erano le uniche, avevamo la vita. Per cui continuavamo a andare in vita. E anche è stato vedere del capo. Quello che hai salutato appena Billy, papà? Sì. C'ero anch'io. Era quello lì che era con lei. Io vado fuori. Anche lì, lui no, vado fuori. Ho dopo un smanno, sono stato lì per andare giù, entrare giù a Cittadella. Fai il primo tubo di Fiumicino in Italia. Giorgio, avete messo, deve andare. Raccolto al giorno, appena fine, sono andato a Cittadella. Ho chiesto di salutare, lui che si fa la famiglia. Il tronco, il primo tronco di ferrovia, da Cittadella a Roma, però sono andato là, sono andato del personale. E poi? Sono del personale, ero una decina dove sono andato. Sono andato a ferrovia, a rega, su la braccia, lui era d'acqua, e mi legati di traversi, che è anche davanti, e da tutti gli anni per le cose, per le pubbliche, le giacche. Allora, siamo andati lì, sono 10-12, e dormivo nelle baracche, nelle compagnie. Allora, sono andati 10-12, regà, via le giacche, via tutto, per scegliere attraverso. Attraverso i muloni, i ganasci, tutto. Noi eravamo detto da fare il tronco, c'era bella ferrovia, il tronco da Cittadella, Santa Marinella. Allora, quei tempi lì, cosa succedeva? C'era la grande sciupazione. Tutte le mattine passava la gente che, insomma, chi è che licenziava entrava in 9 anni. Sulla notte Natale era io solo, dei 10-12, e più giovani. Gli altri erano da ferrovia, me ne sono decidi, io ne avevo 18. Sono passati. Quelli che erano nei campi guadagnavano 12 anni. Sì. Ah, ecco. Tu ferrovia 18. 18 lire. Non ho mai più la pandemia, vedo anche più quella capanna, che la capanna era lunga di campagna. Oh, regà, il 20 per le strutture, ho però quanto tempo da lavorare, mai perso, ho fatto 6-7 mesi senza perdere un'ora, però bisogna lavorare, e lavorare sinistra e destra, io sono lì, a destra e sinistra. Quando sei andato via? A Sedri, metti ferro nella capanna, quando ne dovete ferro, mi sembra che non c'è la malaria. Io volevo fermarmi da che parte lì, perché mi trovo bene con la gente, con tutti, c'era la malaria, prendere tutta la malaria, e io devo fare la vita lì. Sì, se poi sei tornata a casa, tua mamma ti aspettava da casa. Sì. E poi, i soldi ce l'avevi quando sei tornata? Prima anche sul telefono, prima anche sul Corneto. Sarebbe stata la cosa, torna la macchina, era una corriera, ma da piedi, 12 km. 12 km. Ma da piedi, io andavo in casa. Quanti soldi che sei partito da Corneto? Con mia amica lì era il studio di Corneto, la mia lì era più che mio che lei. Ah, cambiato mille lire alla stazione di Corneto. Allora, sta con te. Del 1900? 24, beh.
1936. Eh sì, aveva 16 anni. Eh sì. E allora? Pensa un po'. Si è ricordato tutto, eh? Come ti aveva detto, ci vediamo. La mamma la dava dei trotti prima di appena più. Oh, vedami! Non mi vedo incontro. E sai che il padre così ha portato su, ma quando e allora la mia mamma, come stai? Quando stai? Come stai? È grande, hai avuto farina? No, però la mamma, che la cosa farina? Dice, costa 85 lire al quintale, portate in casa. Però mamma, adesso è da 85 lire perché sta raccontando la mamma ha fatto 6 anni in limosina. Sì. Però ha fatto tanti, no, era 5 persone. Fare. Renzi, Quinto, Elena, buona nonna. E allora mamma, come si sta andando a me, io sto bene, non so niente. Con mano quel passato, riguarda il Davide, io ancora la corona di lei, io ho pregato per te, giorno e notte, che è sulle spalle, così non la passiamo, perché dormi via, sono le scappe su, dormi a te che ne so, sono la taglia. Io che vado a scappare, un po' la cintura, sono per noi e da mangiare chi è che era prima se caso una lama come da mangiare le campagne va bene era quella volta lì quindi qui ti impedì per la fenellana ha venuto più a tanto chi ha tenuto su di lavorare sono trasferite cioè di cane lavoravano non lo voglio lavorare che più sempre, sono fatta l'esperimento della cultura, sono fatta l'impatriare di gennaio. E ti hanno salutato, ti hanno detto di lasciarvi la banca? No, la banca, è Ferri. Come ti hanno detto? A Sedrini, metti c'era la capanna, quanto è tempo penso.